faccio vedere qualche esercizio, uno, due, adesso vediamo quanto riusciamo a fare su questo. E poi domani invece si fa un'esercitazione sui circuiti dinamici del secondo ordine. Allora, abbiamo a che fare con un circuito trifase non equilibrato. Vedete, ce n'è c'è un pezzo di questo circuito che è equilibrato, questo qui sostanzialmente. Questo carico è non accessibile poiché è definito solo in termini di potenza attiva e reattiva e non in termini di impedenze, significa che si ipotizza che si è equilibrato. Poi abbiamo tre impedenze Z con L anch'esse uguali, quindi questa parte di carico è tutta equilibrata. A monte qui il sistema è alimentato da tre generatori simmetrici diretti come al solito, e poi abbiamo tre impedenze differenti, vedete, collegate in questo modo Z, 10Z, che rendono il carico complessivo squilibrato. Quello che vogliamo fare è valutare la tensione che si manifesta fra questi due morsetti, cioè la tensione misurata dal voltmeter. D'accordo? Allora, qui, diciamo, in questo caso per chiarezza voglio mettere anche i generatori, così forse è più chiaro poi. Questo lo chiamiamo primo, questo lo chiamiamo secondo. E qui immaginiamo, lo tratteggio per dire, è un'ipotesi che facciamo, cioè il centro stellato del carico non accessibile, quindi immaginiamo sia collegato a stella, non sappiamo in realtà come è fatto, immaginiamo ci sia un centro stella che chiamiamo O. Allora, come al solito, questo è un circuito trifase squilibrato, per cui dovremo, vi anticipo, utilizzare necessariamente i fasori, non possiamo eludere questa cosa. Tuttavia, fin tanto che possiamo anche usare la conservazione delle potenze fin tanto che il carico è equilibrato. Non ho detto, ma stava a dire che questo voltmetro è ideale, per cui la sua impedenza è infinita, quindi qui è come se non ci fosse nulla, un circuito aperto fra questi due punti. Quindi è solo lo strumento di misura che ci permette di misurare la tensione senza perturbare il sistema. Allora, la modalità di approccio al problema è analoga a quella che abbiamo già visto, ovvero cerchiamo di partire da lì dove sappiamo il maggior numero di informazioni.
In questo caso il maggior numero di informazioni si sa su questo carico qui, perché su di esso sappiamo la potenza attiva e reattiva e sappiamo anche la corrente che circola qui. Poiché questo carico è equilibrato, le tre correnti di fase in questo carico sono uguali fra di loro, perché questa parte di carico è equilibrata. Questo non è vero qui, perché questo pezzo di carico non è equilibrato, però qui sì. Quindi questa corrente mi misura la corrente in questa fase, il cui valore efficace è lo stesso in tutte e tre le fasi a questo livello, d'accordo? Allora, quindi qui noi conosciamo potenza attiva e reattiva e corrente. Possiamo calcolare la tensione con le solite formule. Per esempio, possiamo scrivere che la tensione è in modulo è pari a radice di pi quadro più q quadro diviso 3 per la corrente, la chiami con A, misurata all'amperometro. Il risultato è 83,3 volt. Va bene. Allora, questo valore è quello della tensione stellata ai morsetti del carico non accessibile. In altri termini, queste tre tensioni hanno tutte e tre valore efficace 83,3 volt, d'accordo? Adesso, per introdurre i fasori dobbiamo decidere, ricordate, qual è il fasore a fase 0. Allora, io decido di porre questo fasore qui, che chiamo E3', cioè la tensione stellata di un carico non accessibile, fase 3, a fase 0. Quindi E3' sarà pari a E. Sì, vado avanti da qua. E di conseguenza la corrente I con 3, questa, ricordiamoci, questo è come se fosse un circuito aperto, quindi qui non dobbiamo, anzi magari facciamo una cosa, cancelliamolo per il momento, se no ci confondiamo solo le idee e poi ci ricordiamo e vogliamo misurare la tensione. Allora, la corrente I con 3 avrà come modulo il valore I con A di corrente misurata da amperometro, perché abbiamo detto che è uguale in tutte e tre le fasi, e come fase meno φ, dove φ è l'arco tangente di Q su P. Il risultato è 100, perché 100 è il valore di corrente misurato dall'amperometro, per E elevato a meno J 37 gradi, questi sono amperi chiaramente. Volendo le altre quantità devo semplicemente sfasare di 120 gradi, perché per esempio se io volessi anche 2' e con 1', potrei fare, ricordandomi il triangolo di tensioni, e con 1, e con 2, e con 3, ricordandomi che questi sono 120 gradi, no? Potrei dire che E con 1 è in ritardo rispetto a con 3 di 120 gradi, E con 2 è in anticipo di 120 gradi rispetto a con 3. Quindi posso trovare anche gli altri fasori facilmente. E così anche per le correnti, chiaramente. Ok. Le correnti, allora, se questo è i 3', come chiamo questo, scusate, con 1 e con 2 e con 3'. Questo sarà con 3. Cioè nel ritardo, abbiamo detto, I con 3, I con 1 e I con 2, no?
Vabbè, questo diciamo è la situazione. Allora, voglio risalire a monte, quindi in particolare voglio calcolare le tensioni che ci sono qui. E con 1 e con 2 e con 3. Allora, come faccio? Beh, mi basta dire che e con 1, facciamo i conti, va, che ci abbiamo più o meno quanto ci ho messo, è pari a e con 3' più zl per i con 3. Ho applicato la legge di Kirchhoff alle tensioni a questo percorso chiuso qua. Quindi e con 3 è pari a e con 3' più z con l per i con 3. Il risultato è 91.5 elevato a meno j 3.8 gradi. Questi sono volte. Oh, chiaramente le tensioni E con 2 ed E con 3 sono sfasate di 120 gradi rispetto ai con 3 e con 2 e con 1, scusate, sono sfasate rispetto ai con 3 di 120 gradi secondo lo schema quello lì, perché questo carico da qui in poi è ancora tutto equilibrato, quindi vale ancora tutto quanto quello che sappiamo per i carichi equilibrati. Quindi con 2 e con 3 li posso calcolare facilmente sfasando 120 gradi. Oh, a questo punto siamo arrivati qui, a questo punto, dove sappiamo quello che ci serve, cioè la tensione e la corrente. Questo è ancora i con 1, ancora i con 2 e ancora i con 3. Allora, adesso, poiché questo carico è squilibrato, questo centrostella non è allo stesso potenziale di questo e di questo. Mentre O e O' sono allo stesso potenziale perché questo carico è equilibrato, O secondo e O' non sono allo stesso potenziale. Ma c'è uno spostamento del centrostella. Io secondo O che si calcola la formula di Millman, ossia E con 1, allora dove sta? Ecco qua, E con 1 diviso 10z più E con 2 diviso z più E con 3 diviso z diviso 1 su 10z più 1 su z più 1 su z. È la formula di Millman, no? Il risultato è, lo scrivo qua, 39.2 elevato a j 176.2 gradi, è sempre volte. Allora, adesso noi che cosa vogliamo? Vogliamo la tensione tra questo punto e questo punto. Questa qui. Chiamiamola V con X. D'accordo? Vogliamo il modulo di quella tensione V con X, quella misurata al voltmetro, che ho cancellato per non confonderci l'idea. Beh, quella che ho appena calcolato, V o secondo O, è la tensione che c'è fra questo punto e questo punto, V o secondo O. Trovate? Quindi
V o secondo O più V con X, V o secondo O più V con X fa proprio pari, è proprio pari a E3'. Lo vedete? Ho preso questo percorso chiuso. Quindi questa tensione di O secondo O più V con X è uguale a E3'. Lo vedete? Quindi V con X è pari a E3' meno V O secondo O, e la misura del voltmetro è il modulo di V con X, cioè il modulo di E3' meno V O secondo O, che fa 122.4 volt. Facciamone rapidamente con un altro esercizio. Allora, vedete, è molto semplice, molto semplice, insomma, è concettualmente molto semplice risolvere questo tipo di esercizi, perché semplicemente dobbiamo introdurre i fasori e applicare le leggi di Kirchhoff. Niente di più di questo. Faccio vedere rapidamente un altro esercizio, ve lo accenno, sempre di questa stessa tipologia. Scusate, Z è un numero, non è tondo perché in realtà veniva fuori da un altro calcolo che non vi riporto qua. Poi x con 5 è 3 ohm, x con L è uguale a 2 ohm, R è uguale a 1. Cancelliamo anche qui e sviluppiamo questo. Allora, questo è un caso analogo a quello in cui abbiamo una parte di carico equilibrata, quella sulla destra, e invece poi un carico squilibrato qui. Guardate, questo è squilibrato, anche se questi due sono uguali, questo è squilibrato perché è come se avessi... vabbè, insomma... come se avessi
vedete, se lo vogliamo mettere nello stesso problema di prima, i due condensatori sono collegati alla fase 2 con i MOSFETti, quindi via del cortocircuito. Quindi vedete, questo è un carico squilibrato. Allora, quindi abbiamo un carico equilibrato, però una parte del carico è equilibrata, quindi possiamo anche procedere, possiamo anche procedere con la conservazione delle potenze fin tanto che il carico è equilibrato. Esattamente. Allora, allora facciamo questo esercizio. Sul carico, queste tre impedenze Z sono uguali, collegate a triangolo, beh, noi potremmo trasformarle a stella volendo, ma in realtà non è necessario, perché nota che sia la tensione su ciascuna di esse, perché questo è un carico equilibrato, quindi ciascuna è sottoposta alla stessa, alla tensione occasionale del stesso modulo, quindi cambia solo la fase. La potenza complessa assorbita da Z è uguale a 3 volte il modulo alla tensione a cui sono sottoposti, che è proprio la tensione concatenata perché sono a triangolo, V al quadrato, diviso il coniugato dell'impedenza Z. Vedete? Questa è la formula. Quindi devo stare attento perché, essendo collegata a triangolo, la tensione a cui sono sottoposte ciascuna di esse è la tensione concatenata. E quindi c'è V modulo quadro. Ok, il risultato è 4 più J, come? J 3,5 kW. Questa è la potenza complessa assorbita al carico Z. Quindi posso calcolare anche questa corrente qui. Diciamo che con 1 questa corrente, in modulo, usando le formule della potenza. Quindi I con 1 modulo è pari a radice di IZ quadro più QZ quadro, cioè il modulo della potenza complessa che ho appena calcolato, diviso radical 3 volte V. No, è la solita formula. E questo valore, okay, vale 8 ampere. Mi avete seguito? Chiaro per tutti? Allora, adesso, come vi dicevo, poiché il carico continua a essere equilibrato anche fin qui, io posso immaginare di usare la conservazione delle potenze fino a qui. Quindi voglio adesso considerare un'unica scatola, la chiamo la scatola A, per trovare tensione e corrente e potenza della scatola A, con la conservazione delle potenze. Allora, chiamiamo Z con L questa impedenza di serie, sarebbe la linea R più Jx con L. Allora, la potenza complessa assorbita da Z con L è pari a 3 volte l'impedenza Z con L per il modulo della corrente che l'attraversa al quadrato. Ora, la corrente che attraversa queste impedenze è in modulo pari proprio a I con 1 che ho calcolato prima, perché questo carico è equilibrato, quindi la corrente I con 1 sta qui, ma questa corrente I con 2 ha lo stesso modulo, e così anche la corrente I con 3. Quindi la potenza complessa assorbita da queste tre impedenze collegate qui in serie è pari a 3 volte l'impedenza per il quadrato del modulo della corrente di esso circolante. E quindi la potenza complessa della scatola A, la chiamo A con A, è pari a A con Z più A con ZL. Ovvero, ecco, 4.2 più J
3.8 kW. Ok, ho sommato le potenze, ho trovato la potenza complessa della scatola A. Della scatola A, che cosa altro conosco? Beh, certamente conosco la corrente, perché questo è ancora con 1, vedete? Questo è ancora con 1. Quindi posso calcolare la tensione. Per esempio, posso calcolare questa tensione stellare concatenata qui. Questa la chiamo V1,2. Il modulo di V1,2 sarà pari a radice quadrata di P con A al quadrato più Q con A al quadrato diviso radical 3 come l'ho chiamata I1. Spero di averla calcolata questo. Sì, l'ho calcolata, è 409 volt. È un po' tanto. Vabbè, 409 volt. Poi controllate i calcoli. Va bene. Allora, adesso dobbiamo calcolare la corrente di questo amperometro. Allora, come facciamo? Allora, la corrente di questo amperometro la chiamiamo I con A. Non scrivo più, è pari a I2 meno IC1 più IC2 con questi riferimenti che ho scelto qua. Quindi per calcolare con A devo calcolare I2, IC1 e IC2. D'accordo? E li devo calcolare, badate bene, in modulo e fase. Perché io per applicare la legge di Kirchhoff devo sapere i fasori, modulo e fase. Quindi devo stabilire una volta per tutte le fasi. Allora, posso per esempio fare in questo modo. Allora, se io chiamo questi 1, 2 e 3 e con 1 e con 2 e con 3 le tensioni stellate ai morsetti 1, 2 e 3, quindi con un eventuale centrostella fittizio che non c'è qui, io allora, supponendo di considerare a fase 0 e con 1 per esempio, e con 2 e con 3, allora io avrò poi I con 1, I con 2, I con 3. D'accordo? E poi avrò V1,2 questo è V1,3 e questo è V2,3. Ok? Vabbè, mi viene un po' male, ma insomma voi lo farete meglio il disegno. Ho fatto il triangolo delle tensioni delle correnti. Mi è venuto veramente male, no? Scusate. Collegato in questo. Lo rifaccio perché è troppo. È proprio pessimo, scusate. È proprio pessimo, devo rifare. Allora. E con 1. E con 2. E con 3. Allora, V1,2 è questo. V1,2, d'accordo? E poi mi serve V2,3, che sarebbe questo. V2,3. L'altra non la disegno per breve. Ok? Ci siamo fin qui. Poi mi serve I con 2. I con 2 che è questa, che è sfasata rispetto ai con 2 di un angolo
Fibonacci, l'angolo di carico del carico del carico A. D'accordo? Siamo d'accordo così? Non faccio altro, se no pasticcio. Penso che questo mi passi, è solo verificato. Allora, se io ho posto E con 1 a fase 0, V1, 2, avrà il modulo pari a quello che abbiamo calcolato prima, V1, 2, e la fase pari a più 30 gradi, più pi greca sesti, perché vedete, sfasata, come sappiamo, di pi greca sesti rispetto ai commutatori, se questo è fase 0, questo sarà elevato a j di pi greca sesti. Poi, V2,3 avrà lo stesso modulo, quindi lo stesso modulo di V1,2, ma che fase avrà? Allora, sarà sfasato di 120 gradi rispetto a V1,2, ossia avrà fase 90 gradi, cambiata di segno. Devo fare 30 meno 120, no? 30 meno 120, quindi 90 gradi. Questo dovrebbe essere ortogonale, se avessi fatto bene di segno. Ok, I con 2 ha come modulo quello lì che abbiamo calcolato, I con 1, 8 ampere, e come fase abbiamo 120 gradi più φ con A. Vedete? Cioè meno, chiaramente 120 gradi più φ con A. Meno J 120 gradi più φ con A. Dove φ con A e l'arco tangente di Q con A su P con A. D'accordo? A questo punto avendo trovato questi fasori, questi adesso sono fasori tutti noti, perché questi sono tutti i numeri che conosco, quindi ce l'ho materialmente. Posso calcolare il C1, vedete, è la corrente che circola nel condensatore, quello di sopra, che quindi è pari a V12 diviso Jx con C, meno Jx con C, scusate, perché l'impedenza, la reattanza del condensatore è negativa. Il C2 analogamente è uguale a V23, per come ho orientato le cose, V23 diviso ancora meno Jx con C. Li trovate? Quindi a questo punto so tutto quanto, ho messo, diciamo, i valori, ce li ho tutti, li metto dentro, posso calcolare questo e in particolare posso calcolare, ecco, ho scelto una fase differente, diciamo. Posso dare solo il modulo. Il modulo di questi con A, che è misurato dall'amperometro, è 231 ampere. Ok? Quindi si tratta di introdurre i fasori, scegliere le fasi e guardare bene gli sfasamenti. Dovete fare un po' di pratica su questo, ma non c'è più di questo. Ok? Vabbè, allora direi che ci fermiamo qui per oggi.